Buonasera Vincenzo, a te telespettatori. Innanzitutto, come ho fatto dall'inizio di questa brutta esperienza, di questa pandemia che ha colpito l'immondo, ho voluto informare con puntualità i cittadini su che avviene sul territorio di Serrara Fontana. Oggi pomeriggio sono stato informato di questi 5 casi positivi riferiti tutti a pazienti presso, ricoverati presso la struttura di Villa Mercede. I pazienti stanno bene, sono asintomatici, sono 5, però devo aggiungere che al momento dei 33 tamponati il risultato non è giunto per tutti e 33, cioè abbiamo ancora da attendere alcuni esiti di tamponi, però al momento notizie ufficiali sono solo 5 le persone positive, tutti i pazienti di Villa Mercedes. Sindaco, lei lo accennava, o meglio, non escludeva questa possibilità. Si sta pensando anche ad un trasferimento magari in ospedale dei pazienti per evitare che ci possano essere nuovi contagi. Chiaramente qualsiasi scelta può essere sbagliata. Lei ha avuto modo già di sentire l'ASL, di capire qual è l'idea, insomma, sul come gestire questa situazione che fortunatamente è stata presa subito e quindi si potrebbe evitare, insomma, un peggioramento della situazione stessa. Allora, ti dico che sono in continuo contatto sia col direttore generale D'Amore, sia col dottor Di Gennaro e con la dottoressa Mosta, che è responsabile della struttura. E, loro sono stati sul posto, il dottor Di Gennaro è stato sul posto oggi pomeriggio, ha diviso i pazienti positivi dagli altri ospiti della struttura e quindi ha isolato i pazienti affetti dal virus Covid-19. Sono stati fatti i tamponi e il test rapido agli operatori presenti all'interno della struttura, poiché non, al momento non erano ancora stati sottoposti al